Ragazzi, oggi non cavalcherò alla vostra testa e non sarò più qui quando ritornerete. E Dio sa se vorrei esserci. Ma so bene che per il vostro contegno con il nuovo comandante sarò fiero di voi, come lo sono stato sempre. Capitano, un piccolo dono della truppa. È molto solido, è d'argento, ordinato a Kansas City. C'è anche una dedica di dietro. Al capitano Brittles, lo squadrone C. Perché non ci dimentichi? Grazie, caporale. Grazie. Grazie a tutti. Prendete il comando, signor Bennett, e procedete per la vostra missione. Buona fortuna, squadrone C! Un uomo è peggio che un centinaio. Non te lo hanno insegnato? Insegnato cosa? La reazione del pubblico. Tu compri un giornale e leggi la morte di 100 uomini, o di 200, o di 500, o di 1 milione di uomini come nelle carestie in Cina. Tu leggi ma resti indifferente. Un uomo solo è diverso. Vuoi sapere tutto di lui? Questa è la reazione del pubblico. Un uomo solo è in pericolo, come Lindbergh che attraversa l'Atlantico, o Floyd Collins. Non ti dice niente questo nome? Quel poveraccio chiuso in una caverna, uno dei più grossi fatti di cronaca del mondo, per mesi ha tenuto la prima pagina di tutti i giornali. E allora sappi che un ignoto reporter di Louisville si precipitò sulla faccenda, la sfruttò e ci vinse il premio Pulitzer. Per che cosa dovrebbe battersi? Per tutto. Per la vita stessa, per viverla, soffrirla, goderla. Oh, e poi lei ha un'arte, la danza. Non si danza senza le gambe. Conosco un uomo senza braccia che sa suonare uno scherzo sul violino con le dita dei piedi. Il guaio è che lei non vuole battersi. Lei si è arresa, non fa che adagiarsi sui malanni e sulla morte. Ma c'è una cosa altrettanto inevitabile quanto la morte, ed è la vita. Viva, viva, viva! Pensi alla forza che è nell'universo, che fa muovere la terra e crescere gli alberi. E c'è la stessa forza dentro di lei, purché solo abbia il coraggio e la volontà di usarla. Ecco, per il momento si direbbe che abbia qualche difficoltà, ma quando sarà la sera della prima spero che ci darà l'impressione che tutto sia semplice per lei. E si ricordi, la vera impressione di semplicità non si ottiene che con una vera tortura dell'anima e del corpo. E da oggi ho stabilito che farà colazione nel mio ufficio. Craster, adesso lei sieda qui, per favore. Direi in ordine. Signor Craster, al piano. Ma l'avverto che questo è quanto l'attende d'ora in poi. Il signor Craster le suonerà la musica delle scarpette rosse a ogni pranzo, merenda o colazione fino alla prima. Ho capito. Sì. In tal modo imparerà a conoscere bene tutta la musica. La musica è la sola cosa che importi, null'altro che la musica, eh? Signor Craster? Sicuro. Buon appetito. Credi non sappia quello che accade? Ma che importa? Chi chiede la mia opinione? E supponi che io vada a dirgli che quello che fanno a parte ogni altra considerazione è stupido e supera ogni imbecillità? Chi mi darebbe ascolto? Ci hai mai provato? Ma certo! E mi ha risposto di badare ai fatti miei. Che razza d'esercito sarebbe quello dove ognuno nei ranghi fosse libero di decidere se obbedire o no? La verità è che un soldato ha una sola funzione nella vita, una sola scusa alla sua esistenza, di eseguire gli ordini dei suoi superiori. Il resto, incluso il governo, è politica. E a costo di ricordartelo ancora, io sono un soldato, non un politico. Molti buoni medici, specie quando sono giovani, sognano in segreto, per questo sono buoni. Accade poi che si buttino alla professione commercialmente, ma io l'annoio. No. La medicina preventiva non ha niente a che fare con la medicina, ma si occupa dell'ambiente, condizioni di vita, igiene e buonsenso. La mia specialità è la pneumocomosi. Oddio. Non si allarmi, è più semplice di quanto sembri. Non è altro che un lento processo di fibrosi del polmone dovuto a inalazioni di particole di polvere. Nell'ospedale di qui c'è opportunità di vederne la cura e controllarla per via delle miniere. Sono io che ho perdonato a loro tradimenti e imbrogli, perché ammiro sempre il coraggio anche nei masnadieri. Ma uccidendo la contessa De Winter hanno usurpato i poteri dello Stato. Ma quella assassinò Buckingham. Comunque sia andata, il loro fu un crimine mostruoso. Ma io? Sono io lo Stato, maestà. Diciamolo ora fra noi, così non dovremo discuterne in pubblico. Io sono la Francia, io sono lo Stato. E se questi uomini si sono messi al di sopra di me, sta a me e non a voi giudicarli. Il che mi accingo a fare ora.